racconto la mia avventura in Azione Cattolica. In questa parrocchia ci sono da 40 anni circa, perché sono arrivato qui nel 1982, proveniente dalla parrocchia di San Paolo, dove sono stato iscritto all'Azione Cattolica per 25 anni e prima altrettanti anni da Santa Maria in Galiverto. Il primo contatto con l'Azione Cattolica è stato l'asilo, dove le buone suore davano una tesserina di appartenenza agli angioletti di Azione Cattolica, che la categoria diavoletti non era prevista. E quindi poi tutta la trafila. Gli angioletti, i fanciulli di Azione Cattolica, gli aspiranti, i giovanissimi, i giovani, gli uomini. L'Azione Cattolica è una cosa che ci è stata data fin da bambini, era sempre vista come una cosa bella, perché ho incontrato in Azione Cattolica della gente importante che dalle suore dell'asilo che sono stato il primo contatto, erano suore canossiane, alla prima insegnante di catechismo, la signora Giuseppina Tagliaferri Peppina, la signora Peppina, che faceva catechismo in casa sua offrendo caramelle e biscotti agli alunni. Poi i fanciulli avevano la loro messa alle 9 della domenica, animata questa dal grande Angelo Bagarotti, che li faceva pregare con un apposito libretto e cantare. Poi alle bambine e poi anche in seguito erano molto separate come si conveniva allora, insomma. Ricordo i baschi verdi, ruggine per le ragazze, per i grandi raduni di Roma. Raggiunta questa con dei treni lentissimi. Poi è venuta la guerra, brutta parentesi che ci ha allontanati dalla città sono state sofferenze che non descrivo, dovrei riferire solo delle brutte cose. Poi la brutta parentesi finisce. Compio 15 anni, l'adesione all'Azione Cattolica continua, sempre più consapevolmente. La messa dei giovani era fissata alle 7 della domenica mattina, segnavamo i presenti e il presidente Enrico Segalini richiamava quelli che non si erano addormentati. Poi sono venuti i ritiri, le 3 giorni, le ACLI, il professor Berti, l'impegno politico, il 48. E durante questa lunga stagione tante sono state le persone con le quali ho condiviso la militanza in Azione Cattolica. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Mi chiamo Alberta Solari, sono in parrocchia dal 1978
In Azione Cattolica credo dalla vita, perché sono stata iscritta dalla mamma, io credo quando ero beniamina, poi sono stata aspirante, giovanissima, effettiva, adulta. La mia vita di Azione Cattolica non è cominciata in San Giuseppe Operaio, ma arriva da Santa Eufemia, dove sono stata per 20 anni. E il periodo di cui ho ricordo maggiore è il periodo dell'adolescenza e pre-giovinezza, quando ci chiamavamo giovanissime, ed è legato questo ricordo ai campi scuola, agli incontri diocesani, e io credo che sia stato in questo ambiente che il mio cammino di fede ha preso consistenza. E praticamente l'Azione Cattolica non ha fatto altro che sottolineare e allargare la fede che già avevo ricevuto in famiglia e nella parrocchia. Il fatto di avere avuto queste esperienze molto belle, e lo sono state molto belle perché ho capito, frequentando questi campi scuola, queste persone, che era bello, era una gioia stare nella chiesa, quindi ho cominciato ad amare la chiesa con tutto quello che segue, e anche mi si sono allargati gli orizzonti perché oltre alla formazione è saltata fuori la necessità del servizio, e quindi questo si espletava in parrocchia soprattutto, però non solamente, perché oltre alla parrocchia c'era anche il mondo. E questo significava avere a cuore le missioni, avere a cuore l'unità dei cristiani, preoccuparsi delle persone che non avevano voce, degli indifesi, degli emarginati. Questo chiaramente non a titolo magari personale, perché non sempre ci si può impegnare concretamente in queste realtà, però magari in alcune è necessario anche avere la conoscenza di queste situazioni, e per certi casi si può anche provvedere magari con un contributo economico. E poi sono arrivata in San Giuseppe Operaio e non c'era al momento ancora costituito un gruppo di Azione Cattolica, però si è avuto all'inizio dell'Azione Cattolica appena dopo, per cui ho cominciato a partecipare ai gruppi, e siccome io ho ricevuto molto, mi sono sentita di dover ridare a mia volta quello che avevo avuto, e quindi anche trasferire le mie esperienze ai giovani e alle giovani generazioni, per cui ho accettato di fare l'educatrice ACR. E ho un bellissimo ricordo di questo periodo perché c'era un'equipe di educatori con le quali mi sono trovata molto bene. Sono ragazzi, io li chiamo ancora ragazzi, adesso magari sono madri, padri di famiglia, o comunque impegnati nel lavoro, sono cresciuti, però questi ragazzi erano davvero molto, molto validi. La casa sul confine della sera, oscura e silenziosa, se ne sta. Sono Silvio Bisotti, parrocchiano di San Giuseppe Operaio. L'Azione Cattolica per me è stata una scoperta felice di oltre 40 anni fa. L'ho scoperta soprattutto per le iniziative diocesane. Io allora ero uno studente, frequentavo il liceo scientifico. E grazie al mio insegnante di religione ho scoperto l'importanza, l'efficacia di questa esperienza associativa, soprattutto frequentando esperienze molto, molto vive, molto partecipate come quelle estive a Veano, alle Pianazze,
nel rifugio di Resi, che poi è diventato dell'Azione Cattolica. Sono state occasioni di grande maturazione per la mia vita e soprattutto che mi hanno consentito di apprezzare questa realtà ecclesiale che effettivamente è molto efficace per la vita della Chiesa, per la vita delle parrocchie, ma soprattutto perché tiene in alto e tiene efficaci le relazioni tra le persone, tra i cristiani, ma anche per tutti coloro che sono in ricerca. Ecco, per me questa esperienza tra l'altro si è poi consolidata nel tempo, ho avuto anche l'onore di avere responsabilità diocesane fino addirittura alla presidenza diocesana dell'Azione Cattolica, ma sono passato attraverso tutto il percorso dei vari livelli di età, dai giovani agli adulti, ma poi soprattutto ho lavorato nella mia parrocchia anche come Azione Cattolica e questo è stato l'approdo naturale di un'esperienza che comunque non dimentica mai il proprio radicamento nel territorio e nella parrocchia, come aiuto ai sacerdoti, ai parroci, con grande disponibilità al servizio e soprattutto con grande umiltà. Persone di riferimento per me come veri e propri modelli a quell'età, ma direi anche negli anni successivi, sono state due figure, una tra l'altro che è anche un po' ancora agli onori delle cronache ed è stata la conoscenza e la frequentazione con l'allora responsabile nazionale della CR e poi segretario nazionale Dino Boffo, che effettivamente mi ha fatto appassionare ed amare questo servizio più di ogni altro. La seconda testimonianza, direi più di carattere addirittura molto più interiore di coscienza, è stata la conoscenza di una figura straordinaria come è stata quella di Vittorio Bachelet. Voi sapete, un martire civile della nostra nazione.